Buongiorno amici del pranzo dei tifosi del Senza Giacca, Riccardo Genuano commenta Lecce Genoa. Allora, diciamo subito una cosa. A me è venuta in mente una vecchia canzone ieri di Max Pezzali che diceva: è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco, però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Allora, diciamo che ieri la partita del Genoa via del mare è stato l'esatto contrario, nel senso che il Genoa non ha espresso quel grande gioco in attacco, ma si è chiuso a riccio, diciamo, in difesa, cercando di contenere le azioni del Lecce, che tra l'altro è stata dimostrata una squadra molto forte, e però a 20 minuti dalla fine il Lecce è riuscito a segnare il gol partita. Allora, diciamo la verità, che io preferirei una squadra che sì, gioca in difesa, ma anche crei qualcosa di più in attacco, cioè che abbia più voglia anche di vincere, non solo che si accontenta del pareggio che poi rischia di perdere, insomma. Comunque, noi nel primo tempo siamo rimasti, il Genoa è rimasto orfano di Martin, che è stato mandato via a metà del primo tempo per doppia ammonizione, e tra l'altro De Winter, già ammonito anche lui, alla fine del primo tempo, nel secondo tempo è stato sostituito dal mister perché aveva già un'ammonizione, quindi lo voleva tenere per la partita con la Roma. Diciamo che la squadra ha giocato abbastanza bene dietro, insomma, ha cercato di contenere il Lecce. Però, ripeto, se non ha avuto un gioco adatto a Rete Gui. Rete Gui non ha avuto pochi palloni giocabili e quindi del resto non si poteva fare altro. Servirebbe una squadra un po' più competitiva anche in attacco. Il mister Gilardino ha fatto delle sostituzioni, magari azzeccate anche, però verso la fine poi, grazie a Malinowski e a Kuban abbiamo cercato in tutti i modi il pareggio, però purtroppo abbiamo concretizzato molto poco. Speriamo contro la Roma di giocare una partita migliore. E speriamo soprattutto che il mister azzecchi i cambi che ieri per me non sono stati troppo azzeccati. Vi do appuntamento a giovedì per Genoa-Roma. Ciao a tutti da Riccardo Genuano. Ciao.